Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo su Farming Simulator 22 nella mappa Elm Creek, in quella americana. Allora, ragazzi, mi trovo qui nei pressi della serra perché sto cercando di vendere un po' di prodotti, visto che i prezzi, ho mandato avanti il tempo e i prezzi, diciamo, sono aumentati e devo vendere. Voglio vendere. Purtroppo l'orario è quello che è, però va ben così. Prendiamo quello che passa il convento. A proposito, sono andato avanti, ma mi devo anche ricordare che ho delle api, frena zio, che c'ho anche delle api da controllare. Vabbè. Al momento tutto regge. Molto bene. Andiamo avanti. Devo vendere, se non sbaglio, allora, i pomodori che sono a 1774. E la lattuga che è a 3007. Ristorante, negozio alimentari e ristorante. Potrei andare a vendere tutto al ristorante e fregarmene altamente. Oh, a posto qua, sì. Sì, a posto. Allora, vediamo un attimo. Ho immagazzinato tutto quello che potevo vendere qua dentro. Abbiamo detto che vendiamo i pomodori e la lattuga. Ma allora, qua cosa c'è che non va bene? Pomodori. Però i pomodori non posso venderli qua. Ma i pomodori va bene così. Qua non c'era una lattuga, o sbaglio? No, vero? No, molto bene. Come sempre, ragazzi, io prima di continuare con il gameplay vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, the million like, commentate, condividete, giù in descrizione ho dato tutti i link per seguirmi e supportarmi. Allora, nella fattispecie che io trovi il posto che devo andare a vendere, questo. Ok. Ci facciamo un bel giretto in notturna che non guasta. Perfetto, molto bene. Il punto è molto lontano. Adesso troviamo una stradina di collocamento dopo il negozio. Bene, ci vediamo al punto vendita che ho un paio di viaggi da fare sicuri. Allora, eccoci qua al punto vendita. Adesso queste sono da vabbè, ho delle fragole sopra, ma vabbè, che vuoi che sia, va bene così, a posto. 9.000 euro, bene. Adesso torniamo in farm, carichiamo tutti i pomodori e ci siamo. Ok, allora dobbiamo raccogliere i pomodori. Piano. È un po' buggata sta visuale comunque. Ci siamo? Sì, 100. Fatemi spostare questo. Caricato da Cats, secondo me. Comunque, ci stavano tutti volendo. Vediamo se riesco a caricarmeli tutti e poi fare un unico giro. Posto? Sì. Ok, vai. Aspetta, 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 perché devo andare a vendere i pomodori. 1774 qua davanti proprio, eccolo là. Molto bene, 7300 euro. Vabbè, avevamo 7000 euro, abbiamo fatto 17.000 euro. Allora credo che possiamo andare tranquillamente avanti col tempo. Ok. Mi sembra di aver visto qualcosa a noleggio, eccolo qua. Per fortuna me ne sono accorto. Andiamo avanti. Aspetta che c'era il cassone qua dei semi di soia da svuotare, però sa che se vado avanti devo stare un po' attento anche alle api.
Ok, ferma tutto. E ci siamo. Qua come stiamo andando? Vabbè, qua c'è di tutto e di più qua. C'è erbaccia e chi più ne ha più ne metta. Bene. Oh, perfetto. Eccellente. Qua non c'è niente di nuovo. E semine per il momento zero. C'era solo la trebbiatura che dovevamo finire. Che altro? Non c'è altro da fare. L'unica cosa che devo fare è questa. Ho notato dal mio collega che ha demolito sto garage qua perché, come sempre, gli hanno detto che non serve. Per cui, visto che è inutile, per 0 euro lo andiamo a eliminare. Così mi prendo quest'area qua che prossimamente dovrebbe tornarmi utile. Prossimamente. Qua, speriamo. Adesso qua un po' di calceviva, un po' di forse erbicida, sì, che mi serve. Però, siccome avrei bisogno di soldini, ho trovato delle missioni interessanti. Allora, a parte tutti gli avvolgimenti, c'è una bella missione di mietitura del cotone. Sarebbe male. Io vado a farla. Poi c'è una fertilizzazione da fare e ci sarebbe anche un avvolgimento da fare. Poi naratura. Beh, vabbè, intanto facciamo queste missioni qua che tanto altro non avevo da fare. Anche perché per il momento per i campi possono anche aspettare i campi. Ottimo. Ottimo, ottimo. Questo va così veloce che forse è meglio se mandiamo l'operaio. Allora, il campo è il 68. Va bene, dai. Cercherò di arrivarci. Io. Speriamo in bene perché qua a 27 km orari la vedo lunghetta. L'avevo mai provata, questa deve essere del DLC in teoria questa. Sì. Ok, allora eccomi qua giunto a destinazione. Proviamo sta trebbiolona. Bellissimo. Eccellente. Adesso non ho capito molto bene il funzionamento di questo macchinario, che dovrebbe far balle tonde. Adesso vedo che sta immagazzinando. Boh. Comunque il JCB per il momento lo lasciamo anche qui. Quello che mi interessa è la mission con l'infertilizzante. Sì. Devo fare acquisti. Era fertilizzante, è vero? Fertilizza, sì. E il campo è il 10. Dovrebbe essere anche qua vicino. Eccolo qua in so qua sopra. Eccellente. Eccellente. Allora lo mandiamo al campo. Allora, il campo è il 10. Se arrivi qua così è bello. Perfetto. La trebbiolina 89, va bene. Ok, questo invece deve prendersi la briga di andare a lavorare il terreno. Allora, aspettate perché questa è la stessa missione dell'altra volta. Però ho l'idea e l'impressione di voler fare come il mio collega. Il 18 dovrebbe essere qua dietro. Eccolo qua, il solito campo, sì. Facciamo così. Le andiamo a fasciare tutto e poi le andiamo a vendere per conto nostro. Allora, proviamo a mettere l'operaio. Vediamo che mi combina. Molto bene. Sì, perfetto.
Qua se la vede l'operaio. Qua stiamo andando bene. Questo sta arrivando. Anzi, è già arrivato. Eccellente. La facciamo così. Visto che il campo è questo, partiamo già qua, che allora facciamo una mezza testata. Così nessuno si lamenta. Ok. Qua siamo a posto. Il McCormick intanto posso usarlo per lavorare, nel senso che tanto. Ok, eccoci qua. Questo lo lasciamo qua intanto. E noi ce ne andiamo a fare l'altra. Ok, messo all'opera anche questo, ragazzi. Mancherebbe solo un altro trattore. Iniziamo già a imballare. Allora, quella della fertilizzazione è al 50%, la mietitura è al 12%. Vabbè, non ho controllato a quanto me lo vende il cotone. 3.700. Mm. 77%. Non ha fatto ancora un ballone, eh. Il ballone è da 7.740, 7.740, 7.1421. Non per dire niente, ma già con un ballone mi darebbe di più. Interessante. Vabbè, ci sono un po' di problemini qua, dopo sistemiamo tranquillamente, tanto va ben così. Anzi, se no, dammi qua. Ok, continuo io qua, tanto non ho altro da fare e andiamo avanti. Io spero che scarichi, oppure chi è che deve scaricare? Bellissima comunque, eh. E questo? E questo si è perso, secondo me. Sì. Giusto. Allora, qua abbiamo finito. Adesso devo stare molto attento a una cosa. Bon, vai. Questo possiamo lasciarla qui. E anche quella davanti. Bene. Allora, cosa stavo dicendo? Devo stare attento alle rotoballe perché Massimo tiene 150 l'avvolgitore, per cui non voglio fare casini. Allora, ok, eccoci qua. Allora, ho già impostato la macchina su 150 perché l'attrezzino che ci ha dato lui, eccolo qua. È 150, perfetto. Non faccio lo stesso errore dell'altra volta. Atteniamoci a quello che ci viene detto. Allora, c'è però qualcuno che ha terminato il lavoro, che non ho capito come mai. Ok. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo terminato questa missione. Il trattore non mi serve, per cui potrei anche restituirla. Ci danno 20.000 euro. Eccellente. C'è altro? Avvolgimento balle. Pieno qua. Vabbè. Qua stiamo aspettando, qua stiamo andando. Niente, dobbiamo far questa. Molto bene, ottimo. Ok, ci sarà lunghetta da fare comunque. Speriamo bene. Ottimo. No, 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 no. Non far così. Ti uccido. Allora, sistemiamo un po' la situazione qua, va.
No, guarda dove sta andando quella. Che bastarda. Si imbosca. Non ci credo. A posto. Allora, vediamo un attimo. Che non è la prima volta che faccio la missione qua. Guarda. Qua. Ah, mi ha scaricato un ballone, molto bene. Ah, mi sono dimenticato di tirar su quella striscia lì, devo farlo. Ogni tanto scappano ste balle, caspita. Va bene, dai. Cerchiamo di recuperare tutto. Credo che comunque me la terrò sto insilato qua, eh. Me lo tengo e vado a venderlo per conto mio. Vabbè, comunque ragazzi, vediamo un attimo cosa fare. Perché devo capire un attimo anche come gestire la situazione. Poi andrò off camera a fasciare tutto e poi nel prossimo gameplay andremo a vendere. Come sempre, comunque io vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni in su, dei milioni like, commentate, condividete e giù in descrizione tutti i link per seguirmi e supportarmi e vi ringrazio. Molto bene. Devo finire anche le due andane. Adesso finché scarica. Qua sta andando bene, molto bene. Ma ste balle qua da quanto sono, me lo dice? 10.000 litri. Vabbè, interessante. Molto interessante. No, 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 no. Vai fuori dai marones. Ok. Non me la fa un'altra. No. Peccato. Va bene. Comunque ragazzi, io credo che per il momento mi fermo qui. Vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia. Vi do l'appuntamento al prossimo gameplay. Ciao a tutti, grazie e alla prossima. Ciao ciao.